Un'occasione per evadere dalla vita quotidiana e scoprire qualcosa di veramente straordinario. Questa è stata la promessa fatta da Ocean Gate Expeditions, la società proprietaria del Titan, il sottomarino per l'esplorazione subacquea e i viaggi sottomarini fino al relitto del Titanic. Doveva essere un'esperienza straordinaria per i 5 esploratori che, il 18 giugno scorso, si sono immersi a 3.800 metri di profondità nell'Oceano Atlantico, per far visita al relitto del famoso transatlantico affondato dopo aver colpito un iceberg il 15 aprile 1912. Invece, il loro viaggio si è trasformato nel loro peggior incubo, in una terribile tragedia. Intrappolati nel sottomarino, dopo un'ora e 45 minuti dall'immersione in acqua, sono morti in modo orribile, disintegrati quando il batiscafo, per una depressurizzazione, è imploso, come riferiscono le autorità. Sono morti in questo modo, sul colpo, senza nemmeno accorgersene. A bordo del sottomarino c'erano il miliardario britannico Hamish Harding, che in precedenza aveva viaggiato nello spazio con la Blue Origin di Jeff Bezos. L'uomo d'affari britannico-pakistano Shahzada Dawood, con suo figlio 19enne Suleiman, l'esperto francese di immersioni subacquee Paul-Henri Nargeolet, che ha effettuato più di 35 immersioni nell'area in cui affondò il Titanic, e l'amministratore delegato delle Ocean Gate, inventore del Titan, Stockton Rush, che pilotava il sottomarino. Il tragico destino dell'equipaggio è stato descritto dai vertici della Guardia Costiera statunitense e canadese. Dopo la perdita di contatto con il Titan, la Ocean Gate ha lanciato l'allarme e sono iniziate le ricerche. L'equipaggio aveva perso il contatto con la superficie dopo poco meno di 2 ore dall'inizio del viaggio verso il Titanic. È quindi iniziata una corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio del Titan, un sottomarino di 10 tonnellate realizzato in fibra di carbonio e titanio, con un'autonomia di ossigeno di 96 ore, 4 giorni. Il sommergibile necessita di una nave madre per le immersioni e i soccorsi, non è dotato di GPS e viene guidato solo da messaggi di testo provenienti dalla nave di superficie. Gli esperti di immersioni si sono a lungo espressi sulla sicurezza del Titan, mettendo in guardia dal rischio di problemi critici. Il sottomarino non era mai stato sottoposto a una procedura di certificazione degli standard di sicurezza. Ai clienti che hanno partecipato al viaggio, costato l'esorbitante cifra di $250.000 a persona, €230.000 al cambio attuale, è stato persino fatto firmare una liberatoria in cui si accettava il rischio di lesioni, danni permanenti o addirittura la morte. Presagi terrificanti. Dopo 4 giorni di tentativi di localizzare il Titan, i soccorritori ipotizzavano che l'aliscafo fosse intrappolato nel relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità nell'Oceano Atlantico, a largo delle province canadesi di Terranova e Labrador. Le autorità non hanno rinunciato a salvare la vita dei 5, nel conto alla rovescia delle 96 ore di ossigeno disponibili, ore e minuti, vissuti con il tormento per le condizioni degli esploratori, vittime di una lenta agonia in attesa di una morte orribile. Aerei militari, rompighiaccio e sottomarini hanno cercato invano in un'area acquatica grande quanto un intero stato americano. Poi, la speranza di trovare e recuperare il Titan dalle profondità si è riaccesa quando il sonar di un aereo militare canadese ha rilevato suoni sottomarini nell'area di ricerca. Sembrano dei colpi contro lo scafo, hanno ipotizzato i ricercatori, sulla base di un rapporto inviato al Dipartimento di Sicurezza Interna del governo statunitense, in cui si sottolineava che quei rumori si sarebbero ripetuti ogni 30 minuti per 3 ore, come indicato nel protocollo di emergenza del quale Nargeolet, ex capitano della Marina francese, era sicuramente a conoscenza. Fino all'ultimo i soccorritori hanno voluto credere che ci fosse ancora vita sul Titan,
ma a poche ore dalla scadenza del conto alla rovescia per l'esaurimento dell'ossigeno nel batiscafo, fissato alle ore 11 italiane del 22 giugno, è arrivata la tragica notizia del ritrovamento di rottami sul fondale marino. Poi, alle 14:55, ora italiana, la Marina statunitense ha confermato di aver trovato 5 pezzi di rottami, tra cui la coda del sottomarino, a circa 5 metri dalla prua del Titanic. Il controammiraglio John Mauger, comandante del primo distretto della Guardia Costiera americana, ha dichiarato: «I rottami trovati sono in linea con un'implosione. Riteniamo che le persone siano morte». Un rapporto riservato ha inoltre rivelato che il sistema di rilevamento acustico della Marina statunitense ha registrato l'esplosione dello scafo dopo che l'Ocean Gate ha perso il contatto con la superficie, grazie a un sistema top secret della US Navy. Il sistema è progettato per rilevare i sottomarini nemici. Così è stato ascoltato il suono dell'implosione, come confermato dalla Guardia Costiera statunitense. Ha sottolineato: «Continueremo a ispezionare l'area dove sono stati trovati i rottami». Tuttavia, poiché la dinamica dell'incidente ha portato all'orribile scenario della disintegrazione dei resti, sembra improbabile che i corpi vengano recuperati. Hamish, Shahzada, Suleiman, Paul Henry e Stockton resteranno sepolti per sempre nelle profondità, tra i resti del Titanic, che era stata presentata all'epoca come la nave più sicura del mondo e considerata inaffondabile. Tuttavia, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, il transatlantico affondò dopo aver urtato un grosso iceberg e 1518 dei suoi 2223 passeggeri finirono in fondo all'oceano. Come un tragico destino annunciato, nel giorno del varo della nave, il 31 maggio 1911, la bottiglia inaugurale non si ruppe e scoppiò anche un incendio a bordo. La maledizione del Titanic ha colpito anche il Titan, che ha un legame di sangue con la nave affondata. La moglie del pilota Rush, Wendy Hollings Weil, è la pronipote di Isidore e Ida Strauss, due vittime del naufragio. La coppia, tra i passeggeri più ricchi a bordo, viaggiava in prima classe quando la nave colpì l'iceberg. Le testimonianze dei sopravvissuti rivelano che Isidore si rifiutò di salire sulle scialuppe di salvataggio, lasciando il posto a donne e bambini. E Ida, che lo amava da 40 anni, non volle separarsi da lui. I due rimasero abbracciati sul ponte del Titanic, mentre il transatlantico affondava. La loro storia è diventata leggendaria quando il regista James Cameron, che ha esplorato il relitto per ben 33 volte, ha inserito questa scena nel film del 1997 Titanic, che ha vinto 11 Oscar con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. La maledizione del Titanic, cominciata 111 anni fa, sembra proseguire.